Tentardini è una realtà. Bombaggi e Arrighini, più di due idee. Il mercato del Teramo va avanti cercando i tasselli che mancano alla definizione dell'organico. Arrivata l'alternativa a sinistra di Matteo, con Tentardini ormai ex Monza che arriva in Abruzzo, per il trequartista c'è da vincere l'ostacolo del Pordenone, che non sarebbe propenso a liberarsi di Bombaggi. Mentre per l'attaccante l'accordo col giocatore c'è, ma manca quello col Carpi, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il Teramo è di parere chiaramente opposto e vuole far leva sulla volontà espressa dalla punta. Poi rimane da prendere un difensore e un altro centrocampista. No, sembrate che il KGB sono dei principianti rispetto a quello che voi avete sempre le notizie, le sapete prima del presidente, quindi vi faccio i complimenti. No, comunque sì, manca qualche pedina, Andrea Iaconi vuole fare il massimo, già la squadra va bene come sta, però ho sempre detto che i limiti alla provvidenza non si vuole andare, lui mi ha preso in parola e quindi sta cercando di completare la rosa con qualche altro nome, però non abbiamo fretta, quindi da qui al 31 agosto c'è tempo per visionare, parlare, capire, come ho detto in conferenza stampa, vogliamo che comunque i calciatori che verranno da noi siano motivati anche a venire, quindi non solo perché vengono a prendere uno stipendio, ma devono essere parte di una squadra motivata. Noi abbiamo chiesto un giudizio sul girone C, grandi piazze, grandissime squadre di tradizione anche in Serie A, in Serie B, il giudizio del presidente Iacchini qual è? Ma allora, da persona che, come sapete, viene da una tradizione di poco calcio, quindi per me uno valeva l'altro. Poi naturalmente mi sono informato, sono stato a cena a Firenze la sera prima dell'uscita dei gironi e devo dire che comunque il girone B è un girone con tante teste di serie. Le piazze del girone C sono piazze molto importanti, molto blasonate, che possono incutere timore, però sentivo Andrea, mi ha detto: ma che ti preoccupi, uno vale l'altro, la partita si gioca sul campo, ogni partita dura 90 minuti e ogni partita giustamente ha la sua storia, quindi non ci spaventa né il C né il B. E neanche, non ci saremmo mai voluti andare perché stando lì in mezzo, quindi ce le giocheremo tutte. Intanto sono partiti i lavori sul manto e sui seggiolini del Bonolis, il tempo per completare il tutto c'è, ma il diavolo, per bocca del presidente Franco Iacchini, ha già una via alternativa nel caso in cui i tempi dovessero ulteriormente dilatarsi. La chiusura mi è stata, da contratto, mi è stata promessa prima di Ferragosto, quindi al 14 di agosto, però se ci dovessero essere inconvenienti di ordine meteorologico, perché quelli possono essere a questo punto solo gli inconvenienti, abbiamo prudenzialmente chiesto di non giocare la prima in campionato in casa, o addirittura chiederemo se è possibile, se ci dovesse essere, visto che il nostro girone ha una squadra in meno, come sapete, abbiamo chiesto anche di poter riposare il primo turno, quindi addirittura avere un margine ben più ampio, perché un conto è sistemare i seggiolini, che molte squadre, quasi tutte le squadre hanno come obbligo federale, e quindi, però sistemare i seggiolini è una cosa assolutamente semplice rispetto a quella di fare di nuovo il nuovo manto, quindi noi siamo la squadra che forse ha più interventi da fare. Però i tempi ci sono, quindi insomma io sono fiducioso, sono assolutamente fiducioso, data la professionalità di questa azienda, che i tempi verranno rispettati.